saluto da parte dell'Associazione Viracocha, che è un'associazione che si occupa di tradizione andina ormai da molti anni. Abbiamo iniziato con Elizabeth Jenkins a lavorare nel 1998. Elizabeth è un'allieva di Juan, che ha scritto un famoso libro, Il ritorno dell'Inca, e diciamo che tutto l'espansione della tradizione andina in Europa è avvenuta anche proprio per merito di questo libro, che è stato un best seller internazionale e che ha incuriosito e avvicinato un sacco di persone al mondo della tradizione andina. Siamo profondamente onorati, felici di avere qui Juan Núñez del Prado e suo figlio Iván Núñez del Prado, che sono maestri di tradizione andina, sono espertissimi perché lavorano costantemente con i Queros, che sono gli eredi degli Incas, e quindi sono direttamente coinvolti e immersi in questa conoscenza antichissima della tradizione. È una grande fortuna, noi lo viviamo proprio come un regalo, e quindi siamo molto grati all'universo che ci ha regalato per Natale questa cosa che non era prevista. Abbiamo organizzato questa conferenza, cos'è, 10 giorni fa, ecco, quindi proprio una cosa così, però è quando l'universo è d'accordo, le cose fluiscono, e quindi evidentemente questa conferenza ci doveva essere e noi abbiamo l'opportunità di ascoltare e di vivere questa esperienza bellissima con i nostri maestri, con l'aiuto anche di Antonio Nucci, che ci farà da interprete. E quindi io non voglio rubare del tempo prezioso, vi auguro una felice serata. Grazie. Buonanotte. Buonasera. Mi disculpo per parlare in spagnolo, però non ho potuto apprendere a parlare un italiano fluido. Mi dispiace parlare in spagnolo, si scusa per questo, ma non ha imparato ancora un italiano fluente. Mi devo comunicare, però io ho una conferenza su una cosa un po' complicata. Cioè, riesce a comunicare in italiano, ma preferisce per una conferenza usare la sua lingua. Primero, muchas gracias a Paola, a Viracocha Foundation. Per prima cosa, grazie a Paola, alla Viracocha. Como saben ustedes, Viracocha es el nombre del dios metafísico de los Andes. Cioè, come saprete, Viracocha è il nome della divinità metafisica maschile delle Ande. Hay una creencia acerca de que los incas adoraban al sol. Qualcuno ha trasmesso la credenza che gli Inca adorassero il sole. Eso es verdad, pero el sol tenía una posición secundaria frente a un dios verdaderamente metafísico, Viracocha. Ed era una cosa vera, soltanto che il sole aveva un aspetto secondario rispetto a una divinità puramente metafisica che è Viracocha. El salto de las divinidades solares a las divinidades metafísicas es un paso de evolución formidable en la historia de la humanidad. Il passaggio da una divinità solare a una divinità metafisica è un passaggio fondamentale nella storia dell'evoluzione umana. Es por ejemplo la transición de los dioses solares egipcios al dios metafísico de Israel. È anche una, nella tradizione egizia, nel passaggio dalla divinità solare alla metafisica Ra. De Israel, la divinità metafisica di Israel, alla divinità metafisica di Yahvé. O in los griegos, il transito de sus dioses solares, come Apolo. Nella tradizione greca, dalla divinità solare Apollo. A el logos universal de Heráclito de Éfeso. Al logos universale della tradizione di Eraclito di Efeso. Si tratta di un dios metafisico, es un dios che non tiene referente concreto. Si tratta di una divinità metafisica, cioè di una divinità che non ha un riferimento a qualcosa di concreto.
Y para el descubrimiento del Dios metafísico se necesita haber alcanzado cierto nivel de conciencia colectiva. E per arrivare a connettersi con una divinità metafisica deve essere stato raggiunto un certo livello di consapevolezza, di coscienza collettiva. Hasta ahora todavía hay mucha gente que piensa que el Dios metafísico fue traído a América por la conquista española. C'è qualcuno che pensa che la divinità metafisica sia stata portata in America con la conquista degli spagnoli. Lo che rispetto a Sud America, questo non è certo. Questo non è assolutamente certo, vero? Huiracocha Inca, l'ottavo Inca della dinastia dello Inca, experimentò una rivelazione esattamente comparabile alla di Moisè o di Eracleto. Huiracocha Inca, l'ottavo Inca della tradizione, ha avuto una rivelazione esattamente confrontabile con quella di Eracleto, di Eracleto. O la di Moisè. O quella di Mosè. Esto como un preludio para mostrarles una característica del Perú. Questa è un'introduzione per far vedere una delle caratteristiche del Perù. Il Perù tiene dos lados muy diferentes. Il Perù tiene due aspetti molto differenti. El lado occidental del que venimos nosotros. Il lato occidentale da cui arrivano. Che sta bajo una cosmologia occidentale, come tutto l'Occidente. Cioè che possedeva una cosmologia occidentale, come tutto l'Occidente. Il lago indigena del Perù, che todavía ha conservato una cosmologia previa alla colonizzazione. E la parte indigena che ha mantenuto una cosmologia che si riferiva a un periodo precedente a quello della colonizzazione. Il transito entre una e altra cosmologia è algo che lleva molto tempo e dedicazione. Il passaggio da una all'altra cosmologia è qualcosa che richiede molto tempo e molta attenzione. Con Ivan potremmo dire che abbiamo trascendito questa barriera civilizzazionale. Con Ivan possono affermare di aver trasceso questa barriera di civiltà. Pero esto ha llevado tiempo. Questo ha richiesto tempo. Y es una historia que ahora es una historia bastante larga. È una storia che è una storia abbastanza corposa, lunga. No voy a entrar en detalles, pero decir simplemente que el primer paso fue dado por mi padre en 1955. Senza entrare nel dettaglio, però possiamo riferire al fatto che il primo passo di questo passaggio è stato fatto da suo padre nel 1955. Era también un antropólogo y encontró un mito ahora famoso, il mito de Incari, in la comunità del Perù. Anche suo padre era un antropologo e ha trovato un mito fondante della tradizione, il mito di Incari, nella comunità Perù. Il seguente passo lo di quando io stavo terminando antropologia nella Università del Cusco. Il secondo passo lo ha compiuto Juan quando stava terminando il percorso di studi in antropologia all'Università del Cusco. Hice un studio in una piccola comunità e per prima volta nella scienza sociale del Perù affermé la esistenza di una religione andina parallela alla religione occidentale. Ha studiato una piccola comunità andina e per la prima volta ha potuto testimoniare l'esistenza di una religione andina parallela alle altre religioni del paese. Hasta entonces se creía que los indígenas del Perú habían sido completamente convertidos al cattolicismo. Fino allora si credeva che gli indigeni del Perù fossero stati completamente convertiti al cattolicesimo. Lo che io incontrei era una cosa abbastanza differente. Quello che lui invece scoprì era una cosa piuttosto diversa da questa. Incontrò che sì, erano cristiani. Era vero che erano cristiani? Però non necessariamente ni cattolicos, ni protestantes, ni ninguna altra cosa parecida. Però non erano necessariamente né cattolici, né protestanti, né qualunque altra direzione del cristianesimo.
Habían asimilado la imagen de Jesús y María como una cosa central. Avevano assimilato la figura di Gesù e di Maria, della Madonna, come figure centrali. Pero alrededor de esto había un conjunto de seres sobrenaturales que por supuesto no venían de Occidente. Ma intorno a questo avevano un contorno di esseri soprannaturali che non avevano un corrispettivo nella tradizione occidentale. Estaba el Roal, que era el correspondiente de Veracocha, como un dios metafísico creador de todo, del mundo del sol. Estaba Roal, como el correspondiente de Veracocha, como el dios metafísico que había creado todo. Incluido el sol. Estaba Pachamama, como su correspondiente, que era la responsable de toda la parte tangible del universo. Ci stava anche la Pachamama come corrispondente, che era la fonte di qualunque cosa di materiale, di concreto nell'universo. E alrededor stavano las justas y los sapos, las princesas y los señores. E oltre c'erano gli apus e le justas, i signori e le principesse. In una gerarchia in la che habían factores femeninos y masculinos en ambos lados. Una jerarquía que había factores masculinos y femeninos en dos lados. Y iban desde Pachamama y el Roval hasta los seres del inframundo, que eran los seres del Ocupacha. Y c'eran en alto Roval y la Pachamama, y se arrivaba fino a los seres dei mondi sotterranei dell'occupaccia, cioè il mondo di sotto. In questo momento era una novità totale. In quel momento questo era una novità assoluta. Però lo curioso è che tre antropologi in 1968 hicimos un studio semejante e llegamos a las mismas conclusiones. La cosa particolare fu che tre antropologi nel 1968 fecero degli studi similari e arrivarono alla stessa conclusione. Io ero il professor Juvenal Casaverde. Juan, il professor Juvenal Casaverde. E il padre Manuel Marzal, un antropologo jesuita. E il padre Manuel Marzal, un antropologo gesuita. Però Manuel Marzal è stato una prima autorità per religiones sudamericanas, una enciclopedia de religiones sudamericanas. Cioè, il padre gesuita era un'autorità. Un'autorità degli studi sulle religioni iberoamericane. Spagnolo-americane. E empezamos juntos, claro que él ha ido in una direzione diversa. Hanno iniziato assieme, ma e lui è andato in una direzione diversa. De todas maneras, 11 años después, íbamos a dar el último paso de esta condición. In ogni caso, dopo 11 anni, hanno compiuto l'ultimo passo in questa direzione. Y digo íbamos a dar porque al final de cuentas dimos el último paso juntos. E dicono che abbiamo fatto perché l'ultimo passo è stato fatto assieme da Juan e Iván. E los dos hemos sido iniciados en el primer nivel de la tradición en junio de 1979. Loro sono stati iniziati al primo livello della tradizione a giugno del 1979. E esto empieza con una investigación académica. Io non stavo buscando convertirme en la tradición andina. Lui ha iniziato come uno studio accademico, lui non stava cercando di farsi convertire o altro. Iniziò come una ipotesi. Iniziò come un'ipotesi. Per entonces ya se sabía che la religione andina tenía una estructura común desde Ecuador, Perú, Bolivia, más o menos una longitud de 3.000 kilómetros sobre los Andes. Già si sapeva che la religione andina aveva una base comune
per un'ampiezza di circa 3.000 chilometri della Bolivia. Dell'Ecuador, il Perù e Bolivia. Ecuador, sì. Perù e Bolivia. Entonces yo hice una hipótesis académica, simplemente. E questo era semplicemente un'ipotesi accademica. Yo dije, una religión como esta no puede mantenerse por sí sola, debe haber algún grupo de especialistas que mantengan esta religión. E quindi l'ipotesi era che una religione così estesa non poteva mantenersi da sola, ma doveva esserci un gruppo di specialisti che in qualche modo la facevano vivere e continuare. Desarrollé la hipótesis en un proyecto de investigación, conseguí una financiación para la investigación y me fui al Cusco en 1979 para hacer una investigación sobre esto. Mi fece quindi un'ipotesi accademica, ci presentò un progetto, ottenne un finanziamento e nel 79 era a Cusco a fare le sue ricerche. En cuanto empecé, formé un pequeño grupo de investigación y en cuanto empecé, encontré una sorpresa fantástica. Construí un grupetto di studio y appena iniziò ebbe una sorpresa fantástica. En la ciudad donde yo había vivido toda mi vida, había un aspecto que yo no había conocido. En la città dove lui aveva vissuto tutta la vita, c'era un aspetto che non aveva mai incontrato prima. Encontramos que habían 70 maestros de espiritualidad andina solamente en el Valle del Cusco. C'erano 70 maestri di spiritualità andina soltanto nella Valle del Cusco. Es decir, habían más dogmatizadores de la tradición andina que pastores protestantes y sacerdotes católicos. Quindi c'erano più persone che trasmettevano la tradizione andina di quanti ci fossero sia preti cattolici che protestanti. Es una realidad fantástica, era un descubrimiento académico fantástico. Ed era anche dal punto di vista accademico una scoperta molto molto interessante. El siguiente paso fue descubrir otra cosa importantísima. No solo habían estos maestros, sino que tenían una jerarquía de 4 niveles. Allora, l'altro passo, l'altra scoperta fondamentale fu il fatto che non solo c'erano questi maestri, ma avevano anche una gerarchia di 4 livelli. Entonces, por supuesto, queríamos tener una entrevista con la gente del nivel más elevado. Quindi la prima cosa che fece era a cercare di avere un'intervista con le persone del livello più elevato. De los 70 maestri che avevano in Cusco in esa época, solo avevano 2 che stavano nel quarto grado. Di 70 che c'erano di maestri andini, soltanto 2 erano al quarto livello, il livello più alto. Ma è normale in qualche tradizione. Hai una quantità grande di sacerdoti cattolici, hai un poco meno di obispi, hai un poco meno di cardinali, e il Papa è uno solo. Cioè, l'aspetto gerarchico è equivalente dappertutto, anche nella tradizione cattolica ci sono tanti preti, un po' meno vescovi, ancora meno cardinali e un papa. Sì, ora anche noi avevamo 2 allora. Eso cambiava completamente il panorama di relazione tra lo andino e lo occidentale. Questo aspetto cambiava completamente il sistema di relazione tra gli andini e gli occidentali. De acuerdo a un historiador inglés che si chiama Arnold Toynbee, la esencia di una civilizzazione è sulla religione. Secondo uno studioso inglese, Arnold Toynbee, la struttura di una civilizzazione è la sua religione. Lo che stava incontrando era che la religione andina organizzata aveva sopravvissuto 500 anni di pressione occidentale. E quello che stava venendo fuori era che la religione andina organizzata era riuscita a sopravvivere a 500 anni di oppressione occidentale. Lo quale era una hazaña di sopravvivenza incredibile. C'era una capacità di sopravvivenza assolutamente incredibile. Entonces había que visitar a estos jerarcas del sistema andino. E quindi doveva incontrare questo
gerarchi del sistema andino, queste figure preeminenti. Incontrò primero a un signor che si chiamava Oscar Velázquez. Incontrò per primo un signore che si chiamava Oscar Velázquez. Y trabajé con él dos o tres semanas. En dos o tres semanas tenía todas las respuestas que necesitaba para mi proyecto de investigación. Lavorò con questa persona per due o tre settimane e in questo periodo di tempo ottenne tutte le risposte che gli servivano per il progetto di studio. E con eso pude aver cerrado el proyecto, presentar un informe y listo. Che poteva aver concluso la, presentare la, il progetto e lì. Pero había otro maestro que atrajo nuestra curiosidad, se llamaba Don Benito Jorigomán. C'era però un altro maestro che aveva attratto la loro curiosità e si chiamava Don Benito Jorigomán. E Don Benito era un maestro más tradicional, porque Don Oscar hablaba quechua, había hecho la secundaria, etcétera, etcétera. Don Benito hablaba solo en quechua, era miembro de una comunidad y nunca había ido a la escuela. Don Benito era un maestro molto tradizionale e parlava solamente in quechua, cioè la lingua delle Ande, e apparteneva a una comunità in cui non era mai andato a scuola. Un día de principios de abril de 1979 me fui a la comunidad donde él vivía, la comunidad de WhatsApp. In uno dei primi giorni di aprile del 79 Juan andò alla comunità dove viveva Don Benito a Guasal. Mi quechua di aquel entonces era tan limitato come un italiano di ora. Il suo quechua di allora era così limitato come il suo italiano di adesso. Entonces, para tener precisión en esas entrevistas, invité a trabajar conmigo a un estudiante, uno de mis estudiantes de la universidad, que hablaba un quechua perfecto. Allora, per riuscire a capire bene le risposte, per avere precisione delle risposte, si portò un suo studente con cui lavorava all'università che parlava un quechua perfetto. Fuimos a la casa de Don Benito. Arrivarono alla casa di Don Benito. Don Benito nos invitó a pasar a una pequeña habitación. Don Benito li fece accomodare in una piccola stanza. Mi avevano llevato un pacchetto di hojas di coca e una bottiglia di licor, come un presente. Gli avevano portato un pacchetto di foglie di coca e una bottiglietta di liquore come un regalo. Sentados alla mesa, Don Benito tomò della parete una pequeñita coppa e nos invitò una coppa di licor che avevamo da presente. Appena Don Benito li fece sedere e prese dei bicchierini per condividere un po' del liquore che avevano portato. Bevimos la prima coppa e usamos a comunicarnos attraverso il traduttore. Bevero il primo bicchierino e iniziarono a parlare e colloquiare tramite il traduttore. Nos invitò una seconda coppa e si enfocò direttamente a me e iniziò a parlare una mezcla di quechua e castellano. Fecero un secondo giro e dopodiché Don Benito iniziò a parlare direttamente con lui in un miscuglio di quechua e castigliani. Nos invitò una terza coppa. Fecero un terzo giro di liquorino. E iniziò a parlare in un linguaggio che non era ni quechua, ni aymara, ni castellano, ni chino, nada che io avrei escuchado antes. E iniziò a parlare in un linguaggio che non era nessuno delle lingue conosciute o anche soltanto ascoltate. E lo curioso era che lui parlava in eso e io potia comprendere il sentido di quello che lui diceva. La cosa stupefacente era che nonostante lui non conoscesse questo linguaggio, poteva comprendere il senso di quello che veniva detto. E in un momento io quise dirle algo e mi destruì a me mismo parlando in esa jerigonza, lingua strana. Nel momento in cui lui voleva dire qualcosa, scopriva che parlava anche lui in questo idioma strano. Seguimos la comunicación de esta manera. In algún momento io empecé a recibir imágenes a colores de lo que Don Benito iba diciendo. Continuando a colloquiare in questa maniera,
a un certo punto lui iniziava a ricevere delle immagini a colori direttamente nella testa di quello che Don Benito stava raccontando. Y así estuvimos en una conversación hasta que Don Benito dio por terminada la entrevista. E continuarono per questa comunicazione fino a che a un certo momento Don Benito ha detto ok, abbiamo finito. Hasta entonces yo me sentía en la más normal de las situaciones, como si estuviera hablando con ustedes ahora. E lui si sentiva in una situazione del tutto normale, come se fosse qua adesso. Cuando él dio por acabada la entrevista, empecé a tener grandes problemas. Una volta finita l'intervista, iniziò ad avere qualche problema. El primero fue descubrir que mi intérprete había sido totalmente puesto fuera de la comunicación y con tres pequeñas copas de licor estaba completamente borracho. La prima cosa era che l'interprete era stato completamente tagliato fuori dalla comunicazione e che con soltanto tre bicchierini era completamente ubriaco. De manera que tuve que ayudarlo a salir de la casa de Don Benito. Tanto que ha dovuto ayudarlo a farlo uscire dalla casa de Don Benito. En aquel entonces había un canal de agua por la callejuela donde vivía Don Benito, la mitad. E c'era un canaletto di acqua che passava in mezzo alla strada dove viveva Don Benito. Cuando crucé esto es como si algo me hubiera dado la mitad de la cabeza. E quando attraversò quel canaletto era come se qualcuno le avesse tirato una botta in testa. In una frazione di secondo mi di cuenta di varie cose. E in una frazione di secondo si rese conto di parecchie cose. Mi di cuenta primero di che había algo strano e sumamente poderoso. Che c'era qualcosa di strano, di particolare ed estremamente potente. Segundo, que mis trucos de antropología no iban a servir para aprender eso si es que quería aprender. Segundo, que la sua formación de antropólogo no serviva absolutamente para aprender questo genere de insegnamento. Tercero, si quería aprender eso tenía que volverme un discípulo de este maestro. E se lui voleva aprendere questo, doveva trasformarsi in un discepolo di questo maestro. La decisión no era fácil de ninguna manera por una serie de consideraciones. La decisión no era per niente fácil por una serie de consideraciones. Pero yo tengo una debilidad, soy demasiado curioso. Pero él tiene una cualidad. Debilidad. Una debolezza que es curioso. Y mi curiosidad me llevó a casa de Don Benito a principios de mayo, me llevó un mes tomar la decisión, y fui a pedirle que se hiciera mi maestro. E lui ci mise un mese per prendere la decisione, ma ai primi di maggio era a casa di Don Benito a chiedergli di essere il suo maestro. E nell'apprendizaggio surge il tema di questa conferenza, la semilla dell'Inca. E nell'apprendistato emerge questo, il tema di questa conferenza, cioè il seme dell'Inca. Dice che cada uno di noi viene a questo mondo con una semilla dell'Inca o una semilla di joya dell'Inca. Ciascuno di noi nasce in questo mondo con un seme di Inca o coia, il coia da il corrispettivo femminile dell'Inca, che è nel petto. E che l'unico che uno tiene che fare è far crescere questa semilla dell'Inca. E l'unica cosa che dobbiamo fare è lasciar crescere questo seme. E l'Inca era l'imperatore del Tahuantinsuyo nel siglo XVI. L'Inca era l'imperatore del Tahuantinsuyo, l'impero Inca, nel secolo XVI. Lo que el maestro decía era que todos los seres humanos tenían dentro el potencial para alcanzar la dignidad de un emperador o una emperatriz. Cioè, quello che diceva il maestro Don Benito era che ciascun essere umano aveva il potenziale per sviluppare il potere, la divinità di un imperatore dell'impero. Por comparación,
llegamos a saber que el Inca era un equivalente del Buda. Per fare un confronto, l'Inca era un equivalente del Buddha. Era un iluminato. Un illuminato. Y había una escala de 7 niveles en que el Inca ocupaba el sexto nivel. E c'era una scala di 7 livelli di evoluzione in cui l'Inca occupava il sesto. Voy a hacer un sumario de comparación con algo que les debe ser familiar, y es la escala de evolución en la vida de Cristo. Adesso fa un riassunto confrontando questi scalini con quelli che dovrebbero essere, con concetti che dovrebbero esserci familiari con lo sviluppo della vita del Cristo. Quando il Cristo nasce, lo rende homenaje con los pastores, pastores como Abraham, es el primer nivel. Cioè quando Cristo nasce in mezzo ai pastori come Abramo. No, los pastores le rende homenaje. Li rendono male. Lo riconosce come Abraham. I pastori li rendono omaggio e lo riconoscono come Abramo. Después vienen unos magos. Dopodiché arrivano dei maghi. E lo riconoscono come Amaro. E lo riconoscono come mago. Eso es equivalente a José, el joven este que fue vendido por sus hermanos y terminó siendo el ministro de Egipto y venció a los magos de Egipto. Questo è il parallelo con José. Giuseppe che era arrivato in Egitto e terminò siendo il ministro del faraone. E attraverso una serie di prove è arrivato per fare il ministro del faraone. Il terzo livello nella vita di Cristo è quando è pequeñito e è llevato a un templo. E in ese templo hay dos profetas, Simeón y Ana, che lo riconoscono. Il terzo livello della vita del Cristo è quando viene portato al tempio da piccolo, e in questo tempio ci sono due profeti, Simeone e Anna, che lo riconoscono. È profeta come Mosè. Ed è profeta come Mosè. Después passa un tempo e Gesù va al Tempio di Gerusalemme. Poi Gesù cresce e va al Tempio di Gerusalemme. E nel Tempio di Gerusalemme lo riconoscono i saggi del Tempio. E nel Tempio di Gerusalemme viene riconosciuto dai saggi del Tempio. Es reconocido sabio como el rey Salomón. Ed è conosciuto saggio quanto il re Salomone. Pasan 18 años, Jesús junta su enseñanza con la enseñanza de Juan el Bautista. E passano altri 18 anni e Gesù riunisce i suoi insegnamenti con quelli di Giovanni Battista. Y recibe el Espíritu Santo como una paloma, esa es la entrada en el quinto nivel. E riceve lo Spirito Santo come simbologia di una colomba, e che è l'entrata nel quinto livello. Dice entonces che empieza a hacer milagros, no antes. E da quel momento inizia a fare miracoli che prima non faceva. Pasa algo más de un año y Jesús lleva tres de sus estudiantes al monte Tabor. E passa circa un anno e Gesù porta tre discepoli al monte Tabor. Y ahí vienen Moisés y Elías a visitarlo y brillan Jesús, Moisés y Elías, y los tres discípulos quedan admirados. E sul monte Tabor arrivano Mosè ed Elia che brillano e Gesù brilla come loro. E i discepoli sono ovviamente ammirati. Bueno, questo è la transfigurazione o la illuminazione? E questo è il processo di trasfigurazione o di illuminazione. La tradizione dice che Pachacuti, l'Inca fondatore dell'impero dei Incas. La tradizione dice che Pachacuti, che è l'imperatore fondatore dell'impero, stava in apuros, fu a fare un ritual, una luz bajò del cielo e lo cubrió, e quando regresò alla città, il popolo del Cusco lo vio brillare.
si dice che Pachacuti fece un rituale, questo rituale la luce lo illuminò e lo attraversò, e dopo il rituale, quando è tornato alla città, i cittadini lo videro brillare fisicamente. Y estando vivo su padre, el rey de aquel tiempo, y el sucesor elegido para el imperio, el pueblo del Cusco hace a Pachacuti su nuevo rey. E nonostante ci fosse in vita il padre di Pachacuti e anche il successore designato, il popolo elesse Pachacuti come nuovo re, nuovo regente. Parece che in certo livello di conciencia los seres humanos pueden realmente brillar. Pare che, arrivati a un certo livello di consapevolezza, gli esseri umani possono veramente brillare. Questa è la prima parte importante di questa tradizione. Questa è la prima parte veramente importante di questa tradizione. Una scala di crescimento spirituale che sta aperta agli esseri umani e che pare corrispondere a una scala universale di sviluppo umano. Una scala di sviluppo spirituale che è aperta a qualunque essere umano e che appare come riferita a una scala universale di sviluppo. Che si può incontrare in molte tradizioni. Che si può incontrare in molte tradizioni. Questa è la prima parte. Questa è la prima parte. Después de ciertas instrucciones, Don Benito nos envía a Coyoriti y a Iván Yanga, me envía a mí, Iván se suma a la empresa. Vamos a Coyoriti como peregrinos, es un santuario. Don Benito da a Juan una serie di istruzioni e informazioni e lo manda a Coyoriti. Coyoriti è un santuario delle Ande e Iván si aggiunge al viaggio. Al regresa, Don Benito nos dice che il aver ido come peregrinos a Coyoriti è una iniziazione nel primer livello. Al ritorno Don Benito le dice che andare a Coyoriti come pellegrini è l'iniziazione al primo livello della tradizione. Después recorrimos los otros niveles, finalmente hemos recibido la iniciación en el cuarto. Hanno proseguito negli studi e finalmente hanno raggiunto l'iniziazione al quarto livello. Y decidimos caminado juntos desde el principio. E loro hanno lavorato assieme dal principio. Él tenía 7 y yo tenía 40 y tantos. Iván ha iniciado a 7 años, mientras Juan a circa 40. Y ahí hemos encontrado este factor de la semilla del Inca, que es universal, y un factor fantástico que se llama causa y pacha. Y hanno encontrado este factor del seme dell'Inca nel. Il altro fattore fondamentale è l'altro fattore fondamentale che il causa e pace. Il causa e pace significa causa e significa vita. E pace significa cosmo. Come cosmo, come lo capiamo oggi, spazio e tempo contemporaneamente. Causa e pace è il cosmo dell'energia vivente. Cosa significa questo? In un certo modo tutti i fattori della realtà hanno certa qualità di energia che si può capire come vita. Noi siamo una tradizione vitalista. Vediamo che tutto l'universo è vivo in un certo modo. E ogni i fattori che hanno questa causa e questa vita, naturalmente irradiano causa, irradiano questa energia. E non soltanto noi, ovviamente noi che siamo qua in questa stanza, stiamo in continuazione irradiando questa energia vivente. Ma dal punto di vista della tradizione, il tavolo e le sedie, il pavimento e la casa intera hanno anche causa, hanno energia vivente. E non soltanto questi, ma le montagne, i laghi, i fiumi, il mare sono anche fonte di causa di energia vivente. La conseguenza è che noi viviamo assolutamente sommersi in energia vivente.
viviamo coperti tutto il tempo, esposti a flussi di energia vivente. Fuori di noi non è vuoto, è tutto pieno. Perché è il senso del seme, vuol dire che ognuno di noi ha un potenziale. La tradizione ci dice che questo seme di Inca, contiene tutto il potenziale umano fino all'illuminazione. Tutta l'informazione che abbiamo bisogno per sviluppare un essere umano fino in fondo, fino al livello più alto, secondo la tradizione, è già dentro di noi. Noi arriviamo a questo mondo tutti, ognuno di noi, con un seme. Ma come si sviluppa un seme? Quando entra in contatto con diverse energie. Queste energie sono le energie che ci sono nel causa di pace, questa vita di cui parlo la tradizione. Quando siamo in contatto con questa energia, e questa energia, questo causa comincia a fluire attraverso il nostro seme, quando mettiamo in contatto questo potenziale umano che abbiamo dentro con la realtà attorno a noi, quando ci apriamo a questo contatto, a questo flusso, questo seme comincia a svilupparsi, se comincia prima a creare un contatto, un collegamento con questi fattori, si apre e crea un collegamento con i fattori. Quando questo collegamento è stato creato, l'energia comincia a fluire, e quando l'energia comincia a fluire naturalmente, senza un grande sforzo, noi possiamo cominciare a sviluppare i passi dello sviluppo personale. Diceva qua prima che Gesù era arrivato al quarto livello quando aveva 12 anni. Si sono soltanto 7 livelli, fare 4 di 7 livelli a 12 anni è tanto. Ma sembra che i genitori possono passare ai suoi figli il proprio livello personale di sviluppo. Quando i ragazzini cominciano a, quando sono adolescenti e cominciano un po' a litigare con i genitori, quello vuol dire che sono già arrivati allo stesso livello dei genitori. Okay? E quello è molto, molto interessante. Questo, quello vuol dire che se noi siamo in grado di sviluppare noi stessi a un certo livello e andare al più alto possibile, quella sarà e diventerà probabilmente il fattore più importante della nostra eredità. Nella vita di Gesù lui sviluppa questo livello, il quarto livello di coscienza, perché probabilmente i genitori erano quel livello. Questo a me piace molto di vederlo così, perché dà molto più senso allo sviluppo personale. Di solito lo sviluppo personale si pensa come una cosa individuale, in solitudine, no? Senza collegamento con gli altri. Invece no, la prima cosa è che può diventare parte della nostra eredità, diciamo, lasciare promuovere i nostri figli al livello che abbiamo raggiunto nella nostra vita. Quello lo fa diventare molto interessante, però non soltanto quello. Secondo la tradizione, lo sviluppo personale è strettamente collegato con il livello di identità che uno sviluppa lungo la vita. Quello vuol dire che una persona che che si compromette con un gruppo di persone ha fatto già un passo. Quando noi cominciamo a prenderci cura di un piccolo gruppo di persone, come una famiglia, un bravo padre di famiglia può essere visto come un uomo al primo livello, perché si prende cura di un piccolo gruppo di persone, veramente dà la vita per ottenere, per curare questo piccolo gruppo di persone. Lo sviluppo, secondo la tradizione, attraverso questi livelli è strettamente collegato con la misura del gruppo che noi siamo capaci di curare.
se sono in grado di curare una famiglia, posso essere capito come un uomo in primo livello. Se sono in grado di curare un gruppo più grande, diciamo una regione, se divento il capo di una regione, teoreticamente parlando, è veramente lavoro e metto tutto il mio sforzo per fare sviluppare questo gruppo più grande di persone, posso essere capito come un uomo al secondo livello. Se invece ho un collegamento potente con la mia identità nazionale, se sono un italiano bravo, nel nostro caso se sono un peruviano bravo, e veramente, sinceramente, io lavoro, ho fatto tutte le cose nella mia vita per curare, per tenere, per tenere l'attenzione a quelli che fanno parte di questo gruppo grande che è una nazione, posso essere capito come una persona di terzo livello. Se arrivo a creare questo tipo di collegamento con tutta la umanità, posso arrivare a diventare quello che nella tradizione si chiama un texepaco. Paco è il nome di un praticante della tradizione, Paco è il nome di uno di questi specialisti, un sacerdote andino. Texepaco è un sacerdote universale, uno che ha veramente e che prende veramente attenzione e quando fa qualcosa lo fa veramente per tutta la umanità. Ma questo nel mondo non è così strano, ci sono persone in giro per il mondo che stanno facendo esattamente questo. Come il Dalai Lama, per esempio. Oggi, se voi guardate, prendete attenzione al lavoro che fa il Dalai Lama, questo è veramente un uomo a quel livello. È una persona che in ognuna delle cose che fa sta tentando di costruire la pace, di creare la pace per tutti gli esseri umani. È certo che lui aveva cominciato come leader di un piccolo gruppo, in tibetano, però lui non è più quello che era prima. Adesso è diventato un esempio, una guida per tutta l'umanità e non è l'unico. Nel XX secolo abbiamo diversi esempi di persone che hanno arrivato a fare quello, come Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Madre Teresa di Calcutta, come Nelson Mandela. Ci sono diverse persone che hanno veramente usato la vita per costruire qualcosa, per migliorare la realtà per tutti gli esseri umani. Quando noi arriviamo a questo punto e cominciamo a agire in questo modo, possiamo pensare che siamo arrivati al quarto livello. Secondo la tradizione, secondo i nostri maestri, adesso, in questo mondo, è il livello più alto, il quarto. C'è ancora una piccola quantità di persone al quarto livello. No, è un po' come una piramide, la massa ovviamente comincia dai primi livelli e si sviluppa piano piano e qualche persona arriva al quarto. Naturalmente noi possiamo costruire questo modo di vedere le cose. Piano piano le persone al mondo si stanno rendendo conto che l'unico modo di vedere le cose, di capire le cose, l'unico modo di creare la pace è cominciare a pensare in questo modo. Dicono che le soluzioni dei problemi non escono dal livello dei problemi, devono arrivare ad un livello più alto. Tutti i problemi che ci sono al mondo adesso sono collegati con il livello, il terzo livello. Persone che appartengono soltanto a un piccolo gruppo capiscono soltanto quel gruppo e non sono in grado di collegare con persone di un gruppo diverso, perché non possono vedere che quello è possibile, perché il loro livello di coscienza non è arrivato a capire questo. I livelli di coscienza sono come bolle, quegli specchi che si vedono nel film, che non possono vedere in una direzione ma non nell'altra, e da fuori si può vedere tutto quello che c'è sotto, ma da dentro, quando uno tenta di guardare sopra, l'unica cosa che vede è proprio la propria immagine, perché sta progettando sugli altri quello che ha. Ma le persone che sono a questo livello non possono veramente vedere che è possibile agire in un altro livello.
l'iniziazione che noi avevamo preso è veramente un allenamento in cominciare a vedere il mondo in questo modo, cominciare a capire che il nostro ruolo è veramente prendersi cura di tutta l'umanità e lavorare per quello. Sono poche le persone, ma non sono così poche. Abbiamo trovato certe statistiche che dicono che oggi 8% delle persone al mondo sono già al quarto livello. Veramente vedono le cose, le pensano in questo modo. Beh, soltanto 8%, sembra poco. La cosa interessante è che di solito negli ultimi anni, questo sta provato, c'è un numero magico. Quando 10% delle persone in un gruppo umano fanno le cose in un certo modo e il resto le segue, allora ci manca soltanto un 2% per cominciare a costruire un mondo al quarto livello. È esattamente quello che stiamo cercando. Ovviamente non soltanto noi, non siamo da soli, la Fondazione Andina non è la unica che ci parla e ci può portare a vedere le cose in questo modo. Tutte le tradizioni al mondo, specialmente quelle che sono più antiche, hanno la capacità di portare le persone attraversando questi livelli. E questa scala, 7 livelli, non è una cosa soltanto che appartiene alla tradizione. Attraverso questi anni noi abbiamo trovato che questo è un modo universale. Tutti gli esseri umani si sviluppano nella vita attraverso questi livelli. E questi diversi passi sono un processo naturale dello sviluppo della coscienza umana. La tradizione nostra ci aveva insegnato molto presto che tutti gli esseri umani arrivano a questo mondo a un livello zero. Il livello zero è l'uomo naturale, che impara, diciamo, a camminare, impara a parlare, impara, comincia a imparare le cose più semplici della vita, e lì cominciamo a sviluppare. Ma tutti cominciamo a attraversare il livello. Di solito gli esseri umani sono al primo livello, adunque all'adolescenza, e quando diventiamo adulti giovani, più o meno, cominciamo a fare i nostri passi per andare avanti. La gente a livello più basso, a livello zero, è la gente che vive e segue la moda. Va di moda essere ecologista e io divento ecologista, comincio a riciclare, a fare queste cose. Va di moda non andare in chiesa e io smetto di andare lì. Va di moda non piacere i politici e io non piaccio, a me non piacciono i politici. Tutte le cose che vanno di moda si seguono senza veramente capire cosa stanno facendo. Quello è il livello zero. Il primo passo è quando uno è in grado di dire: bene, non necessariamente io devo essere politicamente corretto e dire tutto quello che dicono gli altri. Posso pensare da solo, posso decidere da solo. Quando facciamo questo passo, siamo arrivati al primo livello. E da lì comincia il nostro sviluppo, che può arrivare finalmente a avere una coscienza globale. Quello che la nostra tradizione chiama il texepaco. Noi abbiamo girato il mondo perché naturalmente la tradizione parla di una prospettiva ulteriore. Ci dice che c'è un quinto livello e che c'è un sesto livello che si possono sviluppare. Il sesto livello, come avete sentito prima, è il livello dell'illuminazione. E tutti noi arriviamo a questo mondo con un seme di illuminato, quello vuol dire che siamo qua per sviluppare l'illuminazione. Anche se in questi anni non abbiamo ancora trovato noi persone della oltre il quarto livello, le stiamo cercando. Intanto noi tentiamo di preparare noi stessi per diventare, per sviluppare quello che è il quinto livello. Il quinto livello, secondo la tradizione, è il livello del guaritore perfetto, no? Una
persona che può guarire qualsiasi malattia, qualsiasi circostanza, soltanto con il tocco delle mani. Non è che i miracoli non esistono, non accadono tutto il tempo, però questo è un modo particolare di fare i miracoli. Secondo la tradizione, il quinto livello ha come qualità il fare questo. Fino adesso non abbiamo ancora trovato una persona sola a questo livello, ma lo stiamo cercando. Ma intanto, usando le pratiche delle tradizioni, che sono basate nel creare il collegamento di questo seme con il fattore della realtà, per far refluire l'energia vivente in causa e attraverso di noi, stiamo cercando di sviluppare noi stessi per arrivare a questo livello, cosa che qualsiasi persona può fare, visto che tutti, ognuno di noi ha questo seme, ha questo potenziale dentro, basta cominciare a collegare con la natura, a fare, a ricevere, a prendere l'energia della natura, dell'intorno, e cominciare a vedere questo miracolo, che vedere come dentro di me si può sviluppare una persona che è come me, ma meglio di quello che sono adesso. È una cosa, è un processo naturale, perché non ci chiede molto sforzo, perché abbiamo tutto quello che avevamo bisogno per sviluppare questa fase. È un processo naturale soprattutto. E se ognuno di noi arriva a questo mondo con un seme del sesto livello, vuol dire che siamo qua per sviluppare l'illuminazione. Perché se no era troppo seme per una vita, no? Se il nostro compito fosse arrivare al quarto, il seme fosse un seme del quarto livello, invece no. Siamo qua per cercare l'illuminazione, la tradizione ci dice che tutti possiamo cercare, tutti possiamo fare il passo per sviluppare. Se parliamo di grandi persone, grandi, come Su Santità del Dalai Lama, eccetera. Abbiamo parlato di grandi personalità come Gandhi o di Sua Santità il Dalai Lama. E tu parece una cosa un po' lejana. Parece una cosa molto lejana per nosotros. Che può sembrare una cosa distante da ciascuno di noi. La verità è che non è tan lejano. La verità è che non è lontano. Nosotros hemos decidido enseñar solamente el cuarto nivel, no enseñar el primero, el segundo ni el tercero. Hanno deciso di insegnare solamente il quarto livello, saltando gli altri. Porque un señor que se llama Houston Smith, un norteamericano. Perché un signore che si chiama Houston Smith, uno statunitense, define los niveles como el nivel del fetichista del primero, el nivel del politeísta del segundo y el nivel del monoteísta del tercero. Ha definito il livello del feticista come primo, del politeísta come secondo e del monoteísta come terzo. Nos han enseñado que lo más alto de espiritualidad es el monoteísmo. E ci hanno insegnato che il massimo della spiritualità è il monoteísmo. Cualquiera que haya concurrido a una iglesia protestante, esa es una escuela para ponerlo en el tercer nivel, fino, fino, fino. Cioè, qualunque la scuola, una chiesa protestante è una scuola per arrivare al terzo livello molto sottile, molto fine, molto elevato. Cualquiera que siga instrucción religiosa católica puede afinar perfectamente un tercer nivel. Chiunque segua una tradizione cattolica, gli insegnamenti della tradizione cattolica, può raffinare un terzo livello in maniera perfetta. E se ustedes tienen la parrocchia per entrenarsi nel tercer livello, ¿para qué les vamos a repetir todo eso simplemente con palabras indígenas? No tiene sentido. E allora sì, poiché è disponibile sono disponibili le scuole per arrivare al terzo livello, non ha nessun senso che arrivino loro a insegnarci questo percorso soltanto con parole indigene, non ha senso. Les estamos enseñando lo que el párroco les puede enseñar, pero simplemente con palabras quechua. Ci
Cioè, non ha senso insegnare quello che può insegnare qualunque parroco semplicemente con parole quechua. Por eso enseñamos el cuarto nivel. Per quello trasmettono soltanto il quarto livello. Pero el quinto nivel es una cualidad. Perché il quarto livello è una qualità. De acuerdo a nuestros maestros, el cuarto nivel consiste en ser capaz de manejar por lo menos dos tradiciones sagradas al mismo tiempo. In accordo con quello che dicono i loro maestri, un quarto livello ha la capacità di maneggiare perlomeno due tradizioni sacre allo stesso momento. La iniziazione nel quarto livello in Cusco è nella cattedrale cattolica, con sacerdote cattolico incluso e con una misa incluso. Nella tradizione, cioè nell'iniziazione al quarto livello a Cusco, si inizia con a partire dalla cattedrale del Cusco, compreso un sacerdote cattolico e una messa. Però al mismo tempo si sta maneggiando energia in stile Inca. Però nello stesso tempo si sta maneggiando energia con lo stile Inca. In una cattedrale, por supuesto, sta un crucifijo, sta la Santissima Trinità, però in una esquina sta un huevo di questo tipo, un huevo di pietra. Nella cattedrale ovviamente c'è il crocifisso, c'è la Trinità, ci sono tutti i paramenti della tradizione cattolica, ma c'è anche un uovo di pietra di questa dimensione. La rappresentazione di Wiracocha, il nostro viejo dios metafisico, è un uovo. La rappresentazione di Wiracocha, il dio metafisico, è un uovo. Los maestros andinos se han arreglado para tener una imagen de su propio dios dentro de la iglesia católica, junto. I maestri andini sono riusciti a mantenere un'immagine del Dio metafisico proprio all'interno della cattedrale cattolica, assieme al resto. E ora se predica il quarto livello. Una vez in Milán, il Dalai Lama stava compartiendo por primera vez il Kalachakra e alguien le dijo che le era difficile meditar con il Buddha. Per capire che cos'è il quarto livello, una volta a Milano il Dalai Lama stava per la prima volta trasferendo il Kala Chakra e qualcuno gli ha detto: guarda che è difficile per noi meditare con il Buddha. E lui ha detto: non si hagan problemas, mediten con l'immagine di Cristo. E il Dalai Lama ha detto: beh, nessun problema, meditate con l'immagine di Cristo. O Martin o este Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi podía producir discursos en que sin contradicción usaba el Bhagavad Gita, el libro sagrado de la India, el Evangelio, el libro sagrado del cristianismo, y el Corán, el libro sagrado del Islam. O anche il Mahatma Gandhi che cioè faceva dei discorsi in cui senza entrare in contraddizione citava sia la Bhagavad Gita, il libro sacro indù, il Vangelo e il Corano. Ustedes in questo momento hanno dato un passo nella direzione del quarto livello. Anche voi in questo momento avete fatto un passo nella direzione del quarto livello. Ninguno de ustedes ha nacido andino, excepto probablemente el compañero. Nessuno di voi, a parte questo compagno qua, è nato andino. Pero se acercan a lo andino con sinceridad, buscando algo en el otro lado del mundo. Ma nello stesso tempo vi state avvicinando con sincerità e curiosità all'andino che viene dall'altra parte del mondo. Eso es un paso en la tradición del cuarto nivel, no es tan difícil. Y esto es un paso en la tradición del cuarto nivel, no es così difícil. Nuestra librería para el alma es una muestra del cuarto nivel. La librería acanto es una muestra del cuarto nivel. Encuentras hinduismo, cristianismo, cábala, todo lo más refinado de la espiritualidad humana está ahí, sin contradicciones, los libros no se están peleando. Nella libreria ci sono libri che rappresentano le tradizioni più raffinate e spirituali esistenti al mondo e non si stanno combattendo gli uni con gli altri. E hai un esempio, per esempio?
del libro rosso di Jung. C'è un esempio del libro rosso di Jung. E hai altro incontro interessante della tradizione. Che è un altro incontro molto interessante della tradizione. La tradizione andina può essere validata in termini scientifici. La tradizione andina può essere convalidata in termini scientifici. Ci si usa la psicologia di Jung per spiegare la tradizione andina. Tienen ustedes el recorrido por todos los niveles del desarrollo que el señor Jung anuncia como el proceso de individuación. Allora, se si usa la psicologia junghiana per esaminare il percorso di sviluppo della tradizione andina, si possono trovare tutti i livelli che Jung ha elencato come passi necessari per il processo di individuazione. Abbiamo fatto questa comparazione in come si chiama la tradizione passata. Abbiamo fatto questo confronto. In Colliniano abbiamo tenuto una riunione, ci hanno invitato a una conferenza sulla spiritualità. In Colliniano ha avuto una conferenza. Hanno fatto questo confronto e qualche anno fa con Eliano c'era stata una conferenza sulla spiritualità e su vari aspetti della spiritualità. Abbiamo comparato tutti gli esercizi dei nostri maestri con il mappa della psiche di Dio, cioè se con gli esercizi andini si può fare tutto un processo di individuazione. E hanno confrontato tutte le pratiche della tradizione andina e collegate al processo di individuazione di Jung. Es decir, Occidente está hecho por un componente griego y un componente siriaco. En Occidente la composición es de una parte greca, una parte siriaca. Siriaca. La religión occidental es siriaca, es el cristianismo. La religión occidental es siriaca, el cristianismo. Y la herencia griega es la ciencia. E l'eredità greca e la scienza. Il relato andino può aiutare gli occidentali a poner di nuovo juntas sulle due tradizioni matrici. E la tradizione andina può aiutare l'Occidente a mettere insieme le due eredità occidentali, la parte religiosa e la parte scientifica. La ragione e la fede. La ragione e la fede. Sì, la tradizione andina te può aiutare a contare, sin problema. La tradizione andina può aiutare a mettere assieme in una maniera armonica questi due aspetti. Ora, voglio terminare questo mostrandoles come lo importante è la qualità. Volevo terminare questo facendomi vedere come l'importante del processo è la qualità. Quando iniziamo a pensare in Gandhi, però ese signor es el liberador de 800 millones de hindúes, eso parece enorme, ¿no? Certo, perché quando iniziamo a pensare a Gandhi, cioè che è una persona che è riuscita a liberare 800 milioni di persone in India, cioè questo è enorme. Il signor Martin Luther King, un uomo che puso patas arriba del sistema politico norteamericano. O Martin Luther King, una persona che ha stravolto il sistema politico degli Stati Uniti. Oh, eso es demasiado para mí. Cioè, è troppo. Io ho conosciuto un hombre che si chiama Nietzsche, è un professor di storia della Università di Virginia. Ho conosciuto un professore dell'Università di Virginia, professore di storia. Nick Sharp. Este señor y su esposa tienen 12 hijos, 18. Quest'uomo e sua moglie hanno 18 bambini. Y con el negocio de ella, el salario de él se ha propuesto poner a estos 18 chicos al tope, al más elevado que ofrece la sociedad americana. E con le loro attività di questo uomo e di sua moglie hanno deciso di portare tutti i 18 ragazzi al massimo che può offrire la società americana. Non è come sta ora di moda pidiendo dinero para esto, pidiendo dinero para los niños.
adquiriendo dinero para hacer caridad con la plata de otro. No, no es eso. No es como está de moda hoy día, ¿no? Pidiendo dinero para llevar a los que tienen hambre, pidiendo dinero para llevar a los niños. Ellos no han hecho el esfuerzo con su propio. Non hanno fatto come di moda adesso, chiedendo in giro soldi per riuscire a c'è soldi per i bambini, ma hanno deciso di farlo in maniera autonoma. Questo la maggioria dei suoi figli dottorato in Harvard. E la maggior parte dei ragazzi hanno conseguito il dottorato ad Harvard. Otro son anche prominente in un negozio sembrino. Altri sono importante negli affari, cioè in Virginia. E a uno di loro è stato per tentare in politica per una governazione, una cosa per lui. E altri hanno invece concorso per diventare governatori in un altro stato. Por supuesto, hanno lavorato tutti i giorni. Per fare questo hanno lavorato ogni singolo giorno. Tutto il giorno stanno in modo tutto sul documento. Ogni giorno sono stati dietro ai bambini. Il más fantastico del tema è che solamente dos sono sus niños por sangre, los otros 16 sono adoptados. E la cosa particolare è che soltanto due sono loro figli naturali, gli altri 16 sono stati adottati. E hanno fatto un proposito, hanno adottato a los niños che nadie quería adoptar. Que tenían algún tipo de problema y no eran adoptados por eso, han recogido eso. E per di più hanno adottato dei bambini che avevano qualche problema, cioè quelli che non erano adottati dagli altri proprio perché avevano qualche difficoltà, qualche ritardo. A su dimensione 18, esa es una cosa della misma calidad o quizás más alta que la de Gary. La stessa dimensione 18 è una qualità? Una qualità uguale o maggiore che la di Gandhi. È una qualità maggiore, uguale o maggiore a quella che ha messo in campo Gandhi. Un gruppo piccolo, però è una cosa di altissima qualità. Un gruppo piccolo, ma con un lavoro di altissima qualità. E se io ne propongo, puedo eventualmente cambiare un gruppo di 12 o 18 persone, hasta arriva. Cioè, se io mi propongo, posso riuscire a cambiare un gruppo di 10, 12 o 18 persone fino a cambiare di livello. E con l'idea della semina e l'abbondanza di energia, è totalmente facile. È atrevermi a essere io mismo e basta. E con l'idea della semina e dell'abbondanza di energia che ci circonda, questo è anche molto facile, devo essere solamente me stesso. Grazie. E grazie. Dire solo una parola riguardo al libro a cui ci siamo ispirati come titolo Il seme dell'Inca, che purtroppo la libreria era terminato, è stato ordinato ma visto i tempi stretti non sono arrivati in tempo i libri, ma chi lo desidera alla libreria potrà prenotarlo, perché Il ritorno dell'Inca comunque è una bellissima sintesi della conoscenza che hanno espresso loro e va anche nel dettaglio degli esercizi che si fanno. Io ve lo raccomando, è un libro molto molto bello, ben scritto e profondo e con tutti gli insegnamenti dei nostri maestri, quindi eventualmente prenotatevi, ok? Grazie. 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 Domande? C'è qualcuno che cerca di bloccare questi livelli? Nadie puede bloquear tu crecimiento interior, eso es imposible. Nessuno può bloccare una crescita interiore, è impossibile. Tienes un campo de energía, que nosotros lo llamamos la burbuja, que es absolutamente inviolable. Ognuno di noi è all'interno di un campo di energia, cioè di una bolla di energia che
in quechua viene chiamata Burbuca, che è assolutamente inviolabile. Ni Dios puede entrar en ese campo sin tu permiso. Nessuno può entrare all'interno di questo campo senza il tuo permesso. Ni siquiera Dios. Sono le paure che fanno entrare. Nemmeno Dio. Sono le tue paure che fanno entrare. Vedi? Sono miedos. El límite para desarrollar el poder personal son los miedos. El límite para sviluppare el poder personal son las paure. Y lamentablemente hay una cantidad infinita de sembradores de miedos. En realidad, abbiamo una cantidad infinita de gente que semina paura. Que semina paura. Gracias. Grazie per essere venuti. Grazie. Questa è una bella opportunità per condividere un po' di cosa che per noi è molto importante. Noi la chiamiamo Aini. Aini è la reciprocità, da dare e ricevere. E per noi e per voi tutti insieme questo è stato un bel anno. Grazie. 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 Interessate, comunque in zona e regione ci sono delle associazioni, quelle che hanno organizzato anche questo incontro, associazione di Raccocia, associazione Tawanti e Waira Ayar, che sono associazioni che organizzano incontri e corsi di tradizione andina, eccetera. Quindi potete cercarci su internet, su Facebook, ci siamo i nostri siti di contatti. Grazie della vostra attenzione. Thank you.